alunni, i suoi alunni, quando hanno consegnato un cartellone prima del momento istituzionale, così concludiamo con quello, perché visto che li ha citati, adesso le consegneranno un cartellone che penso che per il suo cuore valga tanto quanto la benemerenza. Così poi diamo la parola al Presidente per la lettura della motivazione e del momento istituzionale della consegna della benemerenza come provincia dell'Aquila. Ecco i suoi alunni, Presidente. Gli alunni della scuola di Capitignano consegnano un diploma al nostro dottor Mestre. Stampa con i nostri alunni protagonisti. Un attimo che aspettiamo la consigliera provinciale e docente della scuola di Capitignano, Gabriella Sette, con il Presidente. Prego. Eccoci qua. Eravamo sicuri, Presidente, di colpire il suo cuore. Grazie ragazzi, grazie. Allora, mentre il Presidente riprende, il dottor Letta riprende, posso lasciare qui questo esempio. Il Presidente Caruso leggerà le motivazioni della benemerenza alla provincia dell'Aquila, che come ha detto il dottor Letta si considera cittadino della provincia dell'Aquila, che mi sembra la straordinaria sintesi, come era da aspettarsi dalle sue parole, di questa meravigliosa mattinata. Prego, Presidente Caruso. Benemerenza della provincia dell'Aquila, conferita al dottor Gianni Letta, con la seguente motivazione. Tenace, laborioso e coraggioso come gli abruzzesi sanno essere, qualità che lo hanno reso uno dei personaggi italiani più importanti a cavallo del XX e XXI secolo. Uomo caparbio e determinato, in grado di eccellere in qualsiasi impresa abbia voluto cimentarsi. La buona abruzzese ha sempre preferito i fatti alle semplici parole, con alto senso sullo Stato. Sempre senza accaparrarsi i meriti che in realtà avrebbe meritato. L'Aquila 18 febbraio 2020. Le restituisco la pace. Quando volete per me? Sì. Sì.
un riconoscimento molto importante che testimonia, se mai ce ne fosse bisogno, un attaccamento grande al territorio, lo ha dimostrato nel post-sisma. Insomma, fa sempre piacere ottenere questi riconoscimenti. Un riconoscimento molto gradito, che mi commuove e mi emoziona, che dimostra una volta di più che le mie radici sono qua. Le ho sempre sentite, le ho sempre vissute con una grande presenza e partecipazione in tanti anni, e ne ho tanti. E mi fa molto piacere che anche i miei concittadini e corregionali abbiano capito e sentito che il mio rapporto con la provincia dell'Aquila è fortissimo, con tutta la provincia, che non solo sono nato qui, ma qui ho la sede dei miei affetti, dei miei ricordi e in tante parti della mia vita anche della mia attività. Quindi sono e rimarrò legato a questa terra e tornerò, spero il più tardi possibile, a riposare qui. Grazie molto. Molti parlano di questa benemerenza come un atto dovuto. È arrivato dal Consiglio Provinciale. Cosa ne pensa che il Consiglio Comunale non è riuscito a farlo? Beh, all'epoca Gianni Letta, da gran signore qual è, disse che avrebbe accettato volentieri il conferimento della cittadinanza onoraria se ci fosse stata l'unanimità del Consiglio Comunale. In sede di conferenza dei capigruppo, l'allora presidente Roberto Tinari, che era stato fra l'altro il promotore dell'iniziativa, non raccolse l'unanimità, e quindi credo che la città dell'Aquila in quell'occasione abbia perso un'occasione. Però diciamo, nel cuore degli aquilani e nella testa degli aquilani è ben presente il lavoro che ha fatto Gianni Letta per questa città, l'affetto che ha sempre dimostrato, la dedizione da uomo delle istituzioni e anche da uomo della comunicazione. Ecco, un uomo di Stato che non ha mai perso l'attaccamento alle proprie radici, possiamo definirlo così? Esattamente così, non c'è occasione in cui venga invitato, e Gianni Letta viene invitato molto spesso in giro, io lo trovo in parecchie parti in cui vado, ogni volta che viene invitato da questo territorio Gianni Letta non fa mancare né la sua presenza, né quando quelle pochissime volte non riesce ad assicurare la presenza, a mandare un cenno di saluto e a scusarsi di non essere presente con il garbo, la qualità e il senso dello Stato che tutti unanimemente gli riconoscono. Presidente Caruso, oggi è una benemerenza per il dottor Gianni Letta, possiamo dire sostanzialmente un atto dovuto per il suo impegno qui in provincia. Sì, un atto di riconoscenza verso una persona straordinaria che ha un profilo formidabile, ha rappresentato l'Abruzzo nei momenti più importanti della sua storia, ha dato un contributo alla città dell'Aquila formidabile. Questo è un sentimento diffuso di riconoscenza, quindi glielo tributiamo in questa giornata, alla presenza di tutti i vertici delle istituzioni, di tanti sindaci della provincia accorsi. E quindi insomma un bel corollario di presenze che dà insomma a questa celebrazione l'attenzione e la considerazione giusta. Grazie mille. Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale. Oggi insomma, il dottor Letta è abituato a ogni tipo di riconoscimento e onorificenza, però quando arriva dalla terra di origine, insomma, è una cosa bella. Ma assolutamente sì, Gianni Letta è quella personalità che ha unito la provincia dell'Aquila, che unisce l'Abruzzo, un figlio di questa terra che ha avuto lustro e che oggi è, l'ho definito prima, il nostro santo protettore. Insomma, nei momenti difficili c'è sempre stato, c'è e sono convinto che ci sarà ancora per il futuro. Oggi è una bella giornata, giornata di grande attenzione, si è omaggiato, la presenza ha testimoniato insomma, l'affetto che si nutre per un grande uomo delle istituzioni a livello nazionale che è figlio di questa terra, insomma, bella cosa. Ecco, un grande uomo delle istituzioni che è stato anche, diciamo così,
tra virgolette, utile per quanto riguarda il processo della ricostruzione del post-sisma. Ma non solo è stato utile, ma è stata quella personalità che con grande cuore in tutti i momenti caldi, in momenti difficili, ci ha saputo guidare nel rapporto con lo Stato, definiamola così, e trovare le giuste soluzioni. La grande sintesi è stata fatta da lui, che è riuscito a raccordare tutti i ministeri, gli enti locali, insomma, una guida, un faro in un momento complicato. Quindi ancora di più da Aquilano una grande soddisfazione e una grande riconoscenza per quello che è stato, che il lavoro che ha fatto. Grazie mille.